Massimiliano Fedriga, come commenta le dichiarazioni della Serracchiani? Per una volta siamo d'accordo col Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia. L'unica cosa di cui ci rammarichiamo è che abbia scoperto troppo tardi l'inadeguatezza del Ministro Zanonato. Comunque, per facilitare il lavoro della Serracchiani, presenteremo una mozione di sfiducia come Lega Nord al Ministro Zanonato. Ci auguriamo e quindi il PD voti la nostra mozione di sfiducia, data le affermazioni fatte da un importante esponente della segreteria politica di Renzi, qual è la Serracchiani. Se ciò non avvenisse, sarebbe intanto un fatto gravissimo, una presa in giro dei lavoratori dell'Electrolux, proprietata non soltanto a questo punto da Zanonato, ma anche dalla stessa Presidente Serracchiani. Perché se da delle accuse non si passa a un'azione concreta per mettere un Ministro dello Sviluppo Economico che risolva i problemi aziendali e non gli vada ad aggravare, penso allora che possiamo mandare a casa tranquillamente questo governo e anche mettere una pietra sopra al presunto rinnovamento portato da Renzi e dai renziani.